Carissime e carissimi ricercatori liberi, libere, in questo mio breve video desidero ricordare cose già ripetute, ma invito sempre ad indagare da soli, da sole. A disposizione avete sempre l'enorme lista di video che ho pubblicato attraverso l'indice alfabetico. Inoltre trovate tutti i video scomparsi dalla piattaforma YouTube. Per coloro che usano solo il cellulare, è un telefono. Sarà accessoriato, ma non è uno strumento per arrivare dove si vuole. Imparate a navigare sui PC per fare le vostre ricerche. Il titolo di questo video è Mix. Per i credenti della Bibbia, ho già pubblicato le mie ricerche in merito sotto le voci versetti. Per gli studiosi delle Bibbie, tutte le Bibbie sono sempre state maneggiate per il proprio vantaggio da qualsiasi religione. Studiate questo anziché le traduzioni che poi interpretate sulla vostra Bibbia. Vediamo nuovamente Amos capitolo 9 versetto 6. Cei, egli costruisce nel cielo il suo soglio e fonda la sua volta sulla terra. Nuova Diodati, è lui che costruisce nei cieli le sue stanze superiori e ha fondato la sua volta sulla terra. Nuova Riveduta 2006, egli ha costruito nel cielo la sua scala e ha appoggiato la sua volta sulla terra. Testimoni di Geova, colui che edifica i suoi gradini nei cieli, che fonda la sua struttura sopra la terra. Ma se si clicca sull'asterisco leggiamo cupola o volta? Ma non è corretta la traduzione cupola. Per una volta, forse la prima, sono stati più vicini i testimoni di Geova traducendo con struttura. Sulla Bibbia interlineare si legge struttura, non volta. Ma facciamo un confronto prendendo Isaia 40, 22 della CEI. Egli siede sopra la volta del mondo. Nella Bibbia interlineare si legge cerchio, non struttura. Se non lo avete fatto, guardatevi tutti i video versetti. Scoprirete molte cose che confermano quanto viene maneggiata, modificata e tagliata la Bibbia ancora oggigiorno. E oggigiorno non avete ancora imparato che è necessario smettere di seguire le news, sono fatte solo per mettere scompiglio. L'intelligenza artificiale ha sostituito i giornalisti, punto. Smettete di credere a quello che vedete in televisione, di quello che leggete sui giornali. Questi sono solo alcuni dei risultati. Si chiama manomissione di informazioni. E sono un paio di anni che pigiano sull'acceleratore per far credere alle persone cose che non esistono, come l'isolamento di veleni mai isolati. E chiudo con la ISS. Non esiste, come non esistono i satelliti. Se dovessero far cadere qualcosa, sarà qualcosa che non ha niente a che vedere con la ISS, ma si tratterrà dell'ennesima farsa per innescare rivalità fra gli esseri umani. Usate la playlist per tutte le informazioni di questo inganno, quello della ISS, che va avanti da 22 anni. Il mio mix termina qui e vi saluto con la frase che trovate attraverso il menu di www.tinelli.eu, lo vedete qui nel video. L'errore si amplifica con estrema velocità nel momento in cui viene diffuso e divulgato, specialmente nel percorrere un piano inclinato, mentre la verità deve arrampicarsi faticosamente su questo piano per essere riportata alla luce. Ma non esiste alcuna religione, legge o teoria al di sopra della verità.